Ben ritrovati cari amici da Stilorso, un buon Natale a tutti. Oggi parliamo di una penna a cui sono particolarmente legato, una penna che con me solo da qualche mese, ma che mi ha già conquistato. Parliamo, lo avrete capito dalla scatolina, di una Montblanc, però non una Montblanc nuova, una Montblanc diciamo vintage, perché comunque 20 anni dovrebbero essere passati dalla sua produzione. Parliamo della Montblanc 1.4. Ho avuto la fortuna di trovarla, direi, in buono stato con la sua confezioncina originale, con le sue istruzioni, con tanto di garanzia e tutte le varie illustrazioni che spiegano come utilizzarla al meglio. Un dettaglio che me l'ha fatta datare i primi anni 90, qual è? Il fatto che venga scritta ancora, venga ancora citata la Jugoslavia. E quindi la Jugoslavia, come sapete, finisce nei primi anni 90. Bene, detto ciò, la 144 è sempre un po' considerata la sorellina minore, la sorellina anche, diciamo, un po' povera rispetto alla 146 e alla 149. E sì, perché a differenza delle altre due, questa ha il caricamento a cartuccia converter e non a pistone. E poi, qual è l'altra differenza rispetto alla 146 e alla 149? Che è sensibilmente più piccola. E quindi è una penna che viene considerata anche un po', a volte da donna, viene anche un po' sminuita, dice, ma è la Montblanc dei poveri. Ma diciamo, il bello è che questa penna si può trovare ancora in ottimo stato a un prezzo molto vantaggioso, sensibilmente più basso rispetto a quello a cui si trovano le 146 e le 149. Però è una penna che scrive molto molto bene, molto molto bene. La linea Meisterstück è stata introdotta da Montblanc addirittura nel 1924, però diciamo gli stilemi attuali sono stati introdotti soltanto nel 1949, quando l'intera linea è stata ridisegnata con l'introduzione della 142, della 144, che inizialmente però era pistone, non a cartuccia converter, e la 146, poi è arrivata anche la 149, la oversize. E come vi dicevo, su questa penna c'è sempre un po' il discorso di dire, ma è piccola, ma vediamo un po', è davvero così piccola? Ecco, questa è una Pelican M200, che poi le dimensioni sono analoghe alla M400. Come vedete, la Montblanc è più lunga. Questa è una Caveco DA2, è una penna certo non grande, ma insomma la 146 è comunque più lunga, perché comunque la 100, scusate, la 144 è comunque una penna che lunga è 13,8 cm, quindi non è piccolissima. Diciamo che forse come dimensioni quella che gli si avvicina di più è questa. È la Parker 45. Parker 45 è leggermente più lunga, ecco, però per non avere un'idea direi che la Parker 45 è veramente molto vicina come dimensioni da chiusa. Allora, qual è? Quando si parla di Montblanc bisogna sempre stare molto attenti a che cosa? Beh, prima di tutto ai falsi, perché soprattutto queste a cartuccia converter sono molto falsificate. Quella a pistone è già un pochino più difficile, anche se penso che ci siano arrivati. Ma queste a cartuccia veramente è facile trovarle contraffatte a prezzi ridicoli. Pensate che addirittura su eBay ci sono dei venditori dall'estremo oriente che spacciano, diciamo così, impunitamente delle Montblanc false senza nessun pudore, senza nessuna regola. Ovviamente Montblanc è stata più brava in che cosa rispetto ad altri brand? Nel fare le penne, nel fare i pennini? Questo è difficile dirlo. Questo è difficile dirlo. Quello che è facile dirlo, se, quello che è facile dire secondo me, è che loro sono stati più bravi a costruire una mitologia, una storia, come ha fatto Rolex per gli orologi. Perché così come Rolex è considerato un po' l'orologio che tutti, anche i profani, conoscono, e così è Montblanc per le stilografiche. Questa ve la riconoscono tutti, anche quando
quello che non sa assolutamente niente di penne. Però, vabbè, adesso vediamola magari un pochino più da vicino e poi continuo a dirvi qualcos'altro. Pennino, eccolo qua, in oro, con incisione 4810, l'altezza del Monte Bianco, il logo Montblanc, la punzonatura dell'oro 14 carati. Il caricamento è, come vi dicevo, a cartuccia converter. Ed ecco qua che andiamo a vedere il suo converter. Ecco qua la sezione del fusto, come vedete non è molto spessa. Anche il diametro qua dell'impugnatura non è molto grande. Ecco, in questo è più piccolo rispetto alla Pelican 205 rispetto alla Pelican 400. Infatti vedete, per chi come me ha mani grandi, forse il grip può essere un po' piccolino, ma questo verrà ripagato da una qualità di scrittura veramente eccellente. E qua nel dettaglio si vede quello che potrebbe essere un pochino il punto debole della penna, ossia questo anellino metallico che, se molto corroso, può andare a inficiare il sistema di chiusura della penna, perché la penna ha il cappuccio a pressione con click, e questo click è garantito dalla presenza di questo anellino. Quindi occhio, se la comprate, a verificare che questo anellino non sia troppo consumato. Questo in effetti un pochino lo è, ma non in maniera, diciamo, drammatica. La penna calza? Sì, la penna calza, bisogna premere abbastanza, ecco, però una volta premuto la penna non va da nessuna parte. La qualità c'è, la clip è rigidina ma funzionale, e l'estetica, che dire, è la classica estetica Montblanc, è scalata un pochino in piccolo rispetto alle sorelle maggiori. Ma come vi dicevo, quello che fa veramente la differenza è la scrittura, e quindi bando alle ciance, andiamo subito a vedere come scrive questa Montblanc 144. Ed iniziamo come al solito la carta Rodia Montblanc 144 Meisterstück, capolavoro, dicono loro. Il pennino è un M, classicissimo M, però come vedete ancora abbastanza contenuto. La penna inchiostra, eh sì, la penna inchiostra, ma che inchiostro ci hai messo, Orso? Ci ho messo uno dei miei inchiostri feticcio, ossia il Private Reserve DC Super Show Blu. Come vedete è un M che è adatto anche per chi come me scrive abbastanza piccolo, anche per chi come me ama scrivere su carta quadrettata, perché magari si diletta a fare un po' di matematica. Il pennino è flessibile oppure no? No, non lo definirei flessibile, no, è un pennino rigido, però non è duro come un chiodo. E la continuità di flusso, anche se aumentiamo la velocità, veramente questa penna continua, 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 continua a scrivere senza nessun problema. Ora però magari vediamola anche su un'altra carta. Vediamola su carta Pignastil, dove qua ci abbiamo messo già una Parker 51M, quindi facciamo il paragone. Vediamo un po'. Montblanc 144 M scrive divinamente. Scrive meglio della Parker 51? Sì, ragazzi, scrive meglio. Purtroppo sì. Purtroppo, sto scherzando naturalmente. Ma su carta comune no, vi faccio vedere su carta Tiger, Bullet Planner. Vediamo come scrive qua. Questa è una carta che è discreta per le stilografiche. Carta Flying Tiger. Scrive benissimo anche qua.
Montblanc 144, pennino M. Ma la scrittura rovesciata? Ma vediamo. Si può fare, ragazzi, ma non fatela, dai. Cioè, scrive, però non è sta sensazione così appagante. Comunque, volendo, vi fa anche la scrittura rovesciata. E quindi che dire riguardo questa Montblanc 144? Dicevamo, Montblanc è stata brava, molto più brava rispetto ad altre case, produttrici di stilografiche, nel costruire questa mitologia, che nel lusso è abbastanza importante, molto importante per poter primeggiare. Così come Rolex è stata bravissima con le sue campagne pubblicitarie sulla cassa Oyster, la presenza a Wimbledon, tutto quello che ha sempre fatto, così Montblanc è stata brava ad associarsi a personaggi iconici come John Kennedy, che quando firma il libro d'oro della città di Colonia, tira fuori la sua 149 e addirittura la presta al cancelliere tedesco Konrad Adenauer, casa che era tedesco, gli presta una penna tedesca per firmare anche lui su questo libro. Quindi capite. Poi pensate anche alla bravura, un brand tedesco che ha un nome francese. Perché? Perché i nomi francesi erano già associati all'inizio secolo scorso al lusso, cosa con nome tedesco mica tanto, se ci pensate bene. Mentre invece la Francia è sinonimo di lusso. Queste penne sono fatte ad Amburgo, non in Francia. Quindi io sono sicuro che il 90% dei neofiti pensano magari che le Montblanc siano penne francesi, quando invece sono assolutamente teutoniche. Però, al di là della mitologia, sarebbe sminuire la casa, c'è anche la sostanza, perché è vero, loro dicono le resine pregiate, per carità, sono bravi a fare marketing, però la sostanza, come vi dicevo, c'è. Perché qual è il pro? Il pro è che il pennino, pennini ottimi, ottimi e per di più in house. Beh, uno potrebbe dire, ma a me che cosa me ne frega se ne fanno in house, basta che scrivano bene. Sì, è vero, però è un'esclusività, non è un gioco, non è un bock. E il pennino Montblanc, se lo vuoi, devi comprarti una Montblanc, non è che ti puoi comprare un'altra penna. Purtroppo è così, quindi dà esclusività. E un altro pro è sicuramente l'allure del brand. Questo brand ha fascino, c'è poco da dire. Questo è anche un contro. È anche un contro perché il brand è inflazionato e quindi, essendo inflazionato, rischio furti. Eh sì, questa è una penna che insomma sarà lasciata in giro. Secondo me rischiate un pochino che ve la rubino, perché tutti vedono qua il fiocco di neve e dicono: ah, questo c'ha la Montblanc. Magari qualche marivolo che ve la frega, c'è, quindi rischio furti c'è. Altro pro è il rapporto qualità-prezzo, perché questa penna qua ormai non viene più prodotta, o meglio c'è la Chopin, che però costa tantissimo. Il rapporto qualità-prezzo sull'usato, il rapporto qualità-prezzo sull'usato è veramente vantaggioso. Andate a vedere, insomma, comunque non vi dico niente, ma insomma si trova a prezzi assolutamente abbordabili. Contro può essere un po' piccola, ma abbiamo visto non tanto come lunghezza quanto per sezione, per diametro della sezione, che effettivamente è un po' piccolino. A me, sono sincero, non disturba, ma però capisco che possa essere un contro. Poi cosa da dire? Occhio all'usura dell'anellino, di questo ne abbiamo parlato prima, ve l'ho fatto vedere da vicino. Occhio all'uso dell'anellino, però adatta a lunghe sessioni di scrittura. Perché? Perché è ben bilanciato. Eh sì, c'è poco da dire. Questa penna in mano ti rimane lì, sta lì. Poi è leggera e quindi non affatica la mano e quindi ci potete scrivere tanto. Certo, date un po' nell'occhio, non è come se scrivete a lungo con una Parker 45, però insomma è adatta a lungo.
a lunghe sessioni di scrittura. Poi ovviamente deve piacere. Qui vedete, non menziono pro e contro l'originalità, perché uno potrebbe dire è originale la Montblanc, in realtà non è così perché non sono loro che hanno inventato la forma a sigaro. Di sicuro sono stati bravi a far credere questo e quindi tutti poi l'hanno un po' ripresa, però insomma, i dettagli ci sono, eh. Montblanc, Meisterstück, insomma, sì, c'è la mitologia, ma c'è anche un certo piacere, un vinego ad utilizzarla. Ecco, un suggerimento, però non compratela. Solo per dire, ho una Montblanc. Perché va comprata se piace. Non va comprata per avere uno status symbol. Non è un punto di arrivo, non è qualcosa che dici, ah, non so, mi sono fatto una Montblanc, sono arrivato. No. Compratela se vi piace questa penna. Se la ritenete piccola, compratela a 146, se avete le possibilità, compratela a 149, oppure compratele tutte e tre, fate come volete, insomma, non sono certo il vostro consulente finanziario. Però ecco, non compratela ovviamente per il gusto di dire ho una Montblanc, perché purtroppo per oggetti come la Montblanc, tante volte si tende a comprarla solo per il brand. Non compratela solo per il brand, sappiate che comprate anche qualcosa di valido. Se la comprate, come dire, utilizzatela, è una penna da usare, non è una penna da tenere lì e da guardare. Come tutte le penne, secondo me, dovrebbero essere, però questa ancora di più. Quindi, mio, diciamo, chiosa finale da avere? Ma certo, da avere. Poi, vabbè, certi antipatici Montblanc, certi non possono sopportare il brand perché dicono, ma vi capisco, sappiate che vi capisco, però i pro in definitiva sorpassano di gran lunga i contro. Poi insomma, la penna, sì, però è tutto quello che volete, però è ben fatta ed è un piacere da utilizzare. Va bene ragazzi, ancora un buon Natale a tutti, un grande abbraccio da Stilorso, iscrivetevi al canale se il video vi è piaciuto o no, fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate, buon Natale, un abbraccio da Stilorso.